Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.08 su Radio DJ. Ieri sera male, oggi bene. Oh. Come nuova, ragazzi, come nuova. Ho avuto un piccolo dolorino così in diretta. Che ho capito, ne ho capito la gravità dai vostri, dalla vostra apprensione. Eri un cencio. Sì. Ero bianca. Bianca azzurra. Quello è il riflesso dello studio. Quello è Napoli. Guarda oggi. Oggi sì. Cominciamo? Dai. Vai. Via. Doppio. Bravo, strano. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Chiudiamo la giornata. È tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Diego. Buonasera. È venerdì e abbiamo pensato di chiudere con le urgenze. Cioè oggi vi chiediamo qualunque cosa, noi siamo a vostra disposizione. Vi chiediamo di mandare o un vocale o un messaggio scritto al 347-342-5220. Mi sta scrivendo in una sorta di monitor interno il notaio della puntata, sì. Sempre nella persona di Francesco Ciocca. Sì. Abbassate il volume della radio quando mandate il vocale, perché c'è tutto un effetto yodel che non sto neanche a spiegarvi. No, chi ha ciò che in particolare dà un po' fastidio. Sì, beh, è comunque un po' fastidiosetto. Sì, io mi rendo conto che nell'impeto uno ha una roba urgente da chiedere, no? Voi abbassate, quindi, dai. No, abbassate un attimo il tempo di registrare il vocale, poi rialzate il volume e noi o vi chiamiamo o vi rispondiamo direttamente al vocale o al messaggio scritto. Ok? E vale tutto. Cioè... Vale tutto. Da cosa mangiare a cena, come vestirvi, cosa fare, come farlo, fare questo o quello. Colore tinteggiare il bagno, cosa regalare alla cresima del mio vicino di casa. Weekend improvvisato, cosa facciamo? Cosa metto in valigia? Insomma, quello che vi pare, ragazzi, veramente quello che vi pare. Noi non abbiamo mai avuto e non intendiamo averla da oggi la risposta giusta. No. Però da sempre tantissimo interesse e appassionamento alle vostre questioni. Per cui sappiate che da questa parte c'è tutta la voglia di farsi asciugare. Sì. Ok? Sì. Quindi serenità, noi si parte. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17.13 Radio DJ, ragazzi, quante urgenze, che gioia. Al 347-342-5220. Cominciamo subito. Ciao Pinocchio. Domani vengo a Milano, cosa metto in valigia? Fa caldo, fa freddo? È la domanda più difficile del mondo. Uno per genere, perché non si capisce. Anche un paio di moonboot. No. No, freddo non fa. Freddo no. Un potrebbe giacchino. A un certo punto piovere, ma anche no. Però come temperatura di giorno si sta bene. Aspetta. Rettifico. No. Domani diluvia. Poi, scusami, tu parti con la t-shirt, porta un felpino, un felpone, perché poi invece la sera... E diluvia tutto il giorno, 21 gradi di massima. Benvenuta a Milano. Vado con un altro. Welcome in town. Che faccio? Sono appena uscita dal lavoro. Vado in palestra o no? No, vai a casa, o vai a prendere l'aperitivo con gli amici. Sono pochissime le volte che a questa domanda, chiunque la ponesse nella storia del programma, abbiamo detto vai. Io ogni tanto sì. Sì. Diego ci prova e viene attaccato. Sì. Fatti, da due direi giaguari, vai. Da due giaguari, io e la Vale. Cioè, no, oggi no. Se hai amici che fanno l'aperitivo, vai all'aperitivo. Se non hai nessuno che fa l'aperitivo, vai in palestra e poi ti fai l'aperitivo da sola. Ma sei contenta? No, ma vince la maggioranza. No, dai. Non è niente. Infatti. Al telefono c'è la Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, questi sono i messaggi dolce. Dove io proprio inciampo completamente. Che emozione. Amore. Patrizia, 52 anni, ha un negozio, perché lei praticamente qualche mese fa ha lasciato il lavoro fisso per aprire una piccola attività. Ok. Esatto. Che è un negozio di lana e filati. Cuore. E sta andando tutto a rotoli. L'ha scritto proprio come amore. I filati. Rotoli di filati. Perché non entra mai nessuno? Perché credo che tanti ancora non sappiano che abbia aperto. Infatti, qualche persone che passano dicono: ah, non sapevo, così.
Dimmi. No, ma se, cioè, ci, è un, l'hai aperto in un posto dove passa della gente oppure l'hai aperto in, in un vicolo cieco? Allora, sono in centro, ma è una stradina parallela all'isola pedonale. Okay. Per cui c'è tanto passaggio di auto e poco di gente a piedi. Cioè, passano, insomma, tutti nella via parallela, quella pedonale. Sì, esatto, esatto. Mm. Hai nella pensato di organizzare dei piccoli eventi tipo aperitivo, knitting, far venire lì delle persone a lavorare a maglia sentendo la musica, bevendo un tè? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non viene nessuno. Però le persone devono essere abituate a farlo, perché sono cose che comunque ho sempre visto nei negozi a Milano, Bologna, le grandi città. Qui ancora, certo, devono ancora imparare a questa, questo tipo di attività. Mia mamma e mia sorella facevano un stupendo qui in Paolo Sarpi, sì, certo, tempo fa, dei knit caffè per i gay bear, ed era un sogno. Era pieno, erano tutti qua. Erano tutti qua. Ah, sì. Per cui piano, sono cose che devono un po' prendere piede. Tu è pochi mesi, no? Che devi entrare in un circuito, no? Forse. Bisognerebbe, no, trovare un negozio di quelli l'isola pedonale che ti fa mettere anche un cartello temporaneo per un po', per un paio di mesi, con una freccia che ho scritto via, passa di qui, per dire. Sì, anche a quell'angolo lì della stradina tua, un cartello. Siamo noi, allora, io. Allora, fermi un attimo. San Donà di Piave, giusto? Sì. Ok. E a San Donà di Piave, vediamo se all'ascolto in questo momento c'è gente in zona. Se posso ci... dire il nome? Sì. Gomitola Missù. Amore, no, io me lo tappo domattina. Io ti compro subito 600 gomitoli solo per tutta l'operazione. Ci segnala, qualcuno è vicino a te. Gomitola Missù. Eccole che arrivano. Allora, dai. Allora aspetta, piano. Allora, la Sabrina è vicina. Vai a Gomitola Missù. Anche solo, non devi comprare. Si tratta di cominciare a far girare un po'. No, però un gomitolo compratelo, dai, già che passate uno così. Ma tu vendi solo gomitoli e anche cose fatte? Anche cose fatte. Ok. Okay. Hai una hai un profilo Instagram? Sì, Gomitola Missù. Okay. Mi trovate lì, che poi mostro tutte le cose che faccio. Adesso, okay, fammi vedere come l'hai fatto, va? No, ma io amore, il nome da dove t'è nato? Ma perché proprio vado pazza, Gomitola Missù. Ma ne ho cercati tanti, poi quello era quello che tornava sempre, Gomitola Missù, cioè in effetti quando lo senti poi ti resta in testa. Sì. Eccola, io ti amo, guarda. Grazie, comunque un po' di gente c'è. Facciamo una cosa: chi viene, grazie, a nome Pinocchio gli fai uno sconto per cominciare a far girare. Assolutamente, certo. Sono certo, già aumentati, certo, di 33 persone i follower Gomitola, wow, Missù su Instagram. Chi è lontano da San Donà del Piave intanto la seguisse. Sì. Patrizia, ti vogliamo bene perché il progetto è proprio veramente, no, perdente in partenza. Ti amiamo, sì, e vedrai, grazie, che invece come queste cose poi andrà, in qualche modo andrà, ok? Sì. Sono positiva e ce la farò. Dai, ma sì, intanto i follower continuano a crescere. Ma Gomitola Missù, cosa vuoi fare? No, ragazzi, seguitela. Ma seguitela. Dai, ma va là. Patrizia, un bacio. Bene. Grazie. Ciao, bella. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 7:31, Radio DJ, oggi è giornata di urgenza e noi ci mettiamo a disposizione di chi magari deve prendere una decisione o deve fare qualche cosa e ci manda un vocale o un messaggio scritto al 347-342-5220. Sì. Nel caso in cui mandasse un vocale, vi ricordiamo, abbassate il volume della radio durante la registrazione del vocale. Bravissimo. Lo stanno facendo. Ma infatti. Ma che bravi, ma che brave. Allora, al telefono ci dovrebbe essere Gaia. Gaia, buonasera. Ciao, Pinocchi. Ciao. Da Firenze, città che io amo e dove sono nata, Gaia, sai? Che sollievo sentirvi. Allora, ci hai mandato un messaggio, posso leggerlo? Sì, sì. Ok, sono una giovane donna autistica con ADHD. Mi aiutate a preparare la valigia per il viaggio di prossima settimana? La mia amica, che di solito mi aiuta, è impegnata. Allora, intanto volentieri, anche perché fare le valigie è sempre un momento stupendo. Sì, davvero. Però per chi ha magari qualche difficoltà nel concentrarsi, nel dover mettere le cose in fila, può diventare, sì, un, esatto, momento che da carino diventa molto stressante, vero?
Sì, più che altro mi confonde sempre tutte le procedure delle cose che devo fare, come detto te, in fila, e tutte le volte mi sembra di dover ricominciare di farlo sempre per la prima volta nella mia vita, quindi Allora, intanto sappi che succede spesso in generale, cioè che uno fa la valigia, poi la ridisfa e la rifà perché non è contento. Più ancora in generale, uno fa una valigia sbagliata e si ritrova con le cose sbagliate, questo è il mio caso. Ma parliamo di Gaia, perché dobbiamo sapere dove va e per quanto tempo. Ma intanto che mi preparavo per la chiamata ho capito che devo fare una lavatrice, perché mi sono resa conto che sennò vado senza mutande, quindi è già qualcosa. Perfetto, quindi l'abbiamo messa a fare questa lavatrice? No. Ok, allora quindi possiamo segnarci delle cose su un foglio? Sì, bene. Infatti me le sto segnando. Ecco, allora facciamo subito lavatrice con tutte le mutande e le ultime cose che puoi pensare ti servano, ok? Sì, sì. Ok, sì, e quindi quella va, quando è finita, quella si apre e si mette a stendere. Sì, farò l'asciugatrice perché sennò me li dimentico sempre. Ottimo, quindi una volta finita l'asciugatrice le tiriamo fuori e le possiamo scegliere, ok? Ok, sì, quindi l'asciugatrice, sennò sì. Ok, allora ho pensato che siccome sarò da lunedì a forse sabato così, penso che mi porterò almeno 7 mutande, sì. E tanti calzini, perché quelli vi potrebbero dare noia, potete cambiarli di più. Ok. Ma la cosa importante è che il giovedì c'è un matrimonio di due amiche che si sposano. Ok. E quindi devo pensare un po' a una valigia un po' diversa, perché ci devo mettere anche delle cose un po' in questo modo. Sì. Allora, intanto scusami, allora facciamo una cosa. Facciamo la valigia per il matrimonio. Questo vuol dire non delle cose, ti servono la cosa per il matrimonio, cioè l'outfit, quello che pensi di voler indossare al matrimonio. Dimenticati ora le mutande, che tanto abbiamo già capito, poi se vuoi te lo segni, scrivi 7 mutande, mettine 8, vai. Sì, lo segno. E segna anche quanti calzini vuoi portare, perché se te li segni poi non ci pensi più. Sì, perché tanto li hai scritti, capito? Okay. Ok, ora pensa come ti vuoi vestire al matrimonio. Che è la cosa che ci interessa moltissimo. Sì. Ce l'hai già un vestitino che sai che vuoi mettere? Allora, avevo un vestitino bellissimo, tutto rosa, perché perché a una delle due spose piace il rosa, e quindi avevo questo vestito rosa, ma non mi sta più. Ok. E quindi ho visto che ho una tutina che non ho mai usato, di mango, a pantalone lungo palazzo, che è molto bella, color prugna tipo. Benissimo. Cioè marrone barra prugna, un po'. Poi se è una tuta va bene sia per sopra che per sotto, quindi è perfetto. Esattamente. Adesso e ho anche un body sotto carino. Ottimo, quindi allora segniamo per matrimonio tuta e body e la scarpa e la borsa che ci vuoi mettere. Sì, li sto disegnando. Brava, li disegni. Questi poi te li metti tutti dentro come se c'è un sacchetto o qualcosa, di modo che una volta che li hai fatti li metti dentro la valigia e tiri la riga sopra la lista. È come se fosse il giovedì. Il giovedì è quella roba lì. Giovedì è fatto, capito? Sì. Ah, ok. Ma secondo voi ci stanno bene delle scarpe per il matrimonio? Ho varie scelte, però una è dei tacchi con tipo, sapete quelli rivestiti tipo velluto? Sì. Che sono un sandalo in verità. Sì. Però che è di velluto, quindi è in realtà un pochino più da mezza stagione. Però il piede ti rimane nudo, abbastanza nudo? Le dita e il sopra, ma in realtà avendo la tuta sopra non è che si veda non tanto, si vede. Però magari pensavo che il colore, siccome è bordo, magari ci stava bene con la tuta. Guarda, la mezza stagione non esiste più, per cui va bene. Se il piede è nudo, nel senso, se non sono scarpe da neve, vanno bene. E soprattutto comode, perché ai matrimoni bisogna divertirsi. Sì, infatti penso che per la cerimonia mi metto qualcosa di più comodo, perché dovremmo un po' camminare per raggiungere il posto. Ok, cambio scarpa, perfetto. Per il resto, secondo me, l'ossessione calzine e mutande l'abbiamo risolta. Ricordati che comunque non si può andare in giro solo in mutande e calzini, per cui il resto delle cose
ti porti delle cose e poi ti posso dire se ti manca qualcosa o te la fai prestare o te la vai a prendere, cui senza troppa angoscia. L'importante è che ora noi ci salutiamo e vai a fare quella lavatrice. Sì, vero. Ok? Okay. Se vai ci possiamo risentire verso la fine della puntata. Ok, va bene. Dai. Così ci dici se intanto la lavatrice è andata. Va bene? Ok, perfetto, perfetto. Figurati. A dopo. Ciao. A dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17.40, Radio DJ, un po' la bellezza del pezzo, un po' il caldo, mi si sono appannati gli occhiali. Fa caldo, no, siamo tutti d'accordo? Si crema. Magari togliamo il riscaldamento a nastro. Se no, però comunque ragazzi, non abbiamo pace. No, non abbiamo pace sulla terra. No, e poi una con la colite, l'altra con le pause, sono sempre la stessa. Sempre tu. Oh, vabbè. Oggi però è un venerdì che per ora è secco, è asciutto. Vediamo. Sono fradiciaio. Ho preso un fuoco. No, ma è caldone. Cammina con me. Allora, andiamo con una bella carrellata di urgenze che sono arrivate al 347-342-5220. Noterete chi ha abbassato il volume e chi no. E chi no, ok? Ciao Pinocchi, io sto pensando se andare domani al Casale Comics con mio figlio vestiti da Ghostbuster, perché stiamo aspettando di vedere come sono le previsioni, che non sono bellissime. Però ma anche perché i Ghostbusters hanno una tuta, non è che sono in bikini. Ma senti, è peggio con l'ombrello, ma dai. Il progetto è stupendo e avevi abbassato il volume della radio per mandare il vocale. Quindi ok. Aspetta. Vabbè raga, ma così c'è l'imbarazzo della scelta. Comunque oggi 10 anni di matrimonio, festicciola sorpresa con gli amici, mia moglie ancora non sa nulla, ma pasticcini o torta al volo? Sicuro sei culinario. Natale! L'amore è 10 anni di matrimonio. Comunque per me è torta. Tutte e due, fai io così. Io pasticcini. Tutte e due. Allora, sulle mani per la torta. Io. Io. Mani per i pasticcini, 1, 2, 3, 4 sempre io tutte e due le voglio. Fai anche però dei salatini, fai anche delle robe salate, brava, delle pizzette come queste. Vabbè. Pinocchio, urgentissimo, perché stavo proprio per fare l'acquisto. Spendo di nuovo soldi in prodotti anticellulite o me ne faccio una ragione e risparmio e semmai inizio a fare ginnastica? Ma semmai io vi dico la mia. Non spendi, non fai ginnastica. No. Te ne fai una ragione, non spendi in ginnastica, ma spendi in altre cose, in look. Ci sto. O in piaceri di altro tipo. Anche io sono d'accordo, dai. Ok, ultimo. Ciao ragazzi, sto andando a rifarmi le unghie. Sono indeciso se sul viola o sul rosa. Voi cosa dite? Rosa. Guardate che sottovalutate il viola, che è il mio nuovo totem. No, ti prego, rosa. No, non farmi questo. No, rosa resta il mio preferito. Ma non farmi il viola, dai. No, dai. Perché? No, sono pentita. Compra prodotti anticellulite che non servono ma ti fanno felice. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17.47, Radio DJ. Allora, vuoi un paio di vocali al volo o un paio di messaggi al volo? E poi allora, una telefonata. Vado. Ciao Pinocchi. Ciao. Allora, ho un matrimonio il 15 giugno. Sì. Ho un outfit già fatto con un vestito smanicato leggerissimo e un paio di sandali. Visto l'andazzo, devo preparare un piano B o arriverà l'estate? Grazie. Arriva l'estate. Una sola, giusto perché la sera magari viene freskin. Non da vescovo, Sempre a proposito di matrimoni, velocemente la Marti: vado o non vado al matrimonio della ex del mio compagno? Se ti hanno invitato, vai. Vai, compagno, vai, perché il tuo compagno e la sua ex si sono lasciati bene, sono amici. Vai, ma non fai la busta. Pronto, Barbara? Pronto. E ti fai molto figa, se posso aggiungere. Ciao Barbara. Ciao ragazzi, ciao. Che emozione. Non sta più, non ha prontezza di sé. Non ha più prontezza di sé da 11 mesi, perché 11 mesi fa suo figlio è partito per l'America.
Esatto, esattamente. Ha fatto la sudarella, adesso che arriva la sudarella. Perché non lo vedi da allora, immagino. Esatto. Un bravo ragazzo con la voglia di emanciparsi, di fare esperienza, di crescere, di staccare quel cordone dalla mamma. Un ragazzo di quarta superiore, che va giovanissimo. Sì, esatto. Esatto. È la quarta superiore all'estero, abbiamo un botto di mamma e papà all'ascolto che condividono questa sudarella. Esatto, ma proprio tanta. Mamma mia, e torna per restare, cioè ha finito il suo percorso di studi lì. Allora, Vale, ti spiego io una cosa che tanto la mamma non te la dice. Lui torna perché deve tornare e comunque la quinta la fa qui perché deve fare l'esame. Okay. No, col cavolo, siccome è stato all'estero, si è divertito di brutto, la mamma è messa come la senti, lui torna già con in borsa il progetto di mi devo ritogliere di qui, entro brevissimo, come fanno tutti i figli e le figlie che tornano dall'anno all'estero. Se posso dire un filo indietro col programma, perché si è molto divertito secondo me. Fuori dal programma proprio. Peggio che mai, l'anno prossimo si deve fare un match. Esattamente, bravissimi. Ma parliamo di te sabato prossimo a Linate. Esatto, con il Vito, con tutti i parenti, la fidanzata, gli amici, gli altri due fratelli, fratello e sorella, mio marito che è stato bravissimo in questi mesi, e io faccio che gli salta al collo, me lo bacio tutto. Allora, c'è anche la fidanzata. Esatto, esatto, che mi fa piacere. Certo, però non te la prendere se magari lui bacia e abbraccia di più la fidanzata. Infatti, questo l'ho già pensato, che sarò un po' indietro. Poco però. Poco, perché tu la puoi salutare lì, sbracciucchiare, poi lui con la fidanzata avrà tempo anche. Esatto, sì, però prima lei. È stupenda perché in tutta questa presentazione lei dà un'immagine di sé. Di questo tipo. Però nel messaggio invece, che è più per prendere contatto con lei, dice: sarà cambiato tanto, come lo affronto? Non te ne può fregare di meno, perché lui è comunque il tuo pulcino. No, secondo me preparati al fatto che sarà molto spaesato, ragione di più che c'è tanta gente, ci sei tu, c'è tuo marito, c'è la fidanzata, ci sono i parenti, quindi non rimanerci male se non manifesta quello che provi tu. Mamma basta, mamma basta, mamma come si lo fa, farà, come si è fatto Barbara, come si è fatto uomo. Perché quell'età lì poi un anno valgono 7. Adesso no, tutto ricciolone. Non gli dare il pigiamino caldo la sera. Ti chiedo solo questo. Ok? No, se no. Vuoi evitare, evitalo. Se poi non ce la fai, Barbara, va bene tutto. Ah, certo. Ok? Un po' di contegno, cercherò di avere un po' di contegno. Un bacione. Aggiornaci. Grazie. Ciao, ragazzi, bella. Grazie perché mi fate pensare che il mondo è più bello tutti i pomeriggi. È un'illusione tutti i giorni, dalle 17 alle 19. Ma ci crediamo. Ciao, tesoro. Grazie. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Oh, ragazzi, 18:08, Radio DJ, puntata di urgenze, un da fare stasera che ciao. C'è tante urgenze, tante. 347-342-5220 il numero, abbassate il volume della radio quando mandate vocali e via così. Velocemente un paio, Vale. Ok. Ciao ragazzi, io domani sera volevo andare a fare aperitivo a Treviso. Avete qualche locale da consigliarmi? Magari sulle mura, non so, qualcosa di carino. Ciao. Sulle mura sono tutti carini. E poi è bella la zona, è proprio carina. Vai sulle mura. Reduci proprio dall'ultimo weekend. Senza nulla togliere al centro, ma in centro ci fai un giro dopo. Grande roccaforte, Treviso. Grande. Grandissima. Quanto amore. Ciao Pinocchio, il mio SOS è andare o non andare alla cena di classe della classe di mio figlio, anche se non sopporti nessuna delle mamme, e nel caso quale scusa plausibile ti inventi? Non andare? No, ma dai, non andare, che c'entra? Ma tanto mi sa che ci sono anche i figli. Mamma, allora, e figli. Ci sono i figli, se devi ci andare. Sono i figli, devi andare. Se non ci sono i figli, non vai perché. E non mancherai a nessuna. Ma scusa un attimo, non puoi mandare tuo figlio che sta con gli altri ragazzi e tu non vai. L'unica mamma. Perché? Perché no, l'unica mamma. Ho capito. No, sono equilibri del diavolo. Non puoi. E se vai, fai la brava. Sorridi, lo fai per tuo figlio. Se non ci va tuo figlio, cioè non è prevista la presenza dei bambini, non vai e non. E le blocchi. No. No. Scrivi un insulto e esci dalla chat. Di meglio da dire di questa, cioè le blocchi è stupendo. Sì. Al telefono c'è Michela. Michela, ciao.
Ciao. Allora, lei non può dire un sacco di cose perché le colleghe l'ascoltano. Ok. Per cui non... Sì. Però questa sarà una urgenza che in qualche modo ti appoggerà Valentina, che ci stava giusto aggiornando. Che sono in decima posizione nella mia Lega Smeraldo di Duolingo. Brava. Lei fa. Davanti a me c'è tale Olga. Maledetta. Che se la incontriamo per strada è meglio che cambi marciapiede, bella. Sì. Perché la povera Michela ha a breve un importante colloquio di lavoro. Sì. Fino adesso le mail che ha ricevuto sono in italiano, però lei ha paura che magari le facciano delle domande in inglese. Ho capito bene la questione, Michela? Sì, capito bene, perché la persona che adesso mi farà il colloquio non è italiana. Oh, ok. Quindi io andavo tranquilla perché dico, vabbè, non sta scrivendo in italiano, quindi easy. Okay. Ho bisogno di chiederti una cosa, però. Easy, scusami, easy è l'unica parola d'inglese che sai? Mi. Easy, free drink, password, easy, cocktail. Sono fullo. No, vabbè, io l'inglese lo so, però sono un po' arrugginita. Okay. Ho l'ansia perché è importante, ci tengo. Ok, ma questa persona finora ti ha scritto in italiano e tu temi di magari dover fare una piccola presentazione di te in inglese? Sì. Ok. Sì. Vuoi provare a farcela? Con la Vale. No, falla con la Vale. Prego. Falla con me, che tanto... Cioè, vado in ansia al pensiero di parlare con una persona, figura che c'è adesso. Però te la devi preparare. Me too. Te la devi un po' preparare. Do devi you rompere. Want to speak with me? Oh, yes, of course. Ah, brava. What's your name? My name is Michela. And why you want... work with us. Ma Vale, sono Smeraldo. No, vabbè, dai, basta, mi prego. però così, Michela, dove andiamo? Michela, dai. Però minimo preparati, perché se poi succede almeno sei già svezzata, capito? Sbozzolata. Ma cioè, tipo me la scrivo da qualche parte, cioè tipo sì, me la butto giù. Secondo me te la dici, perché la provi, non devi imparare la memoria, ma provi. Non portarti il foglietto. No, non sarò in presenza. Quindi... Ah, vabbè, allora ti fai davanti a te proprio tutta una serie di ipotesi di dialoghi in inglese. Di risposte possibili. Non fare la poesia a memoria tipo 5 maggio. Cioè, secondo me, se però te la scrivi, ti scrivi uno svolgimento ordinato, perché poi vuoi dire delle cose, non ti viene la parola al momento, ti agiti, capito? Certo. Invece prova a scrivere una cosa che di solito è semplice, semplifica tutto, il più semplice possibile, vai dritta al punto. Ma è un lavoro estivo? No, lavoro per la vita, spero. Oddio, e comunque è l'ultimo livello, ultima fase. In teoria sì. Che poi non è che puoi fare la truffa lì e poi dopo il lavoro per la vita. Ma sai, la truffa, le sue amiche, le sue colleghe ascoltano il programma. Cioè, che gruppo è? Mamma, ragazzi, veramente. Dai, allora ci fai sapere come va? Certo. Dai, good luck. Okay. Vale, vuoi dirle qualcosa in inglese? Good luck. No, non so più niente. Vabbè, io vi dico. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Va bene così. Grazie. Ciao. Ti prego. Ciao. Che impiccio. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18 e 17, Radio DJ, avanti con le urgenze al 347-342-5220. Ciao Pinocchi, pagoda. È da stamattina appena alzata che sogno il letto, ma adesso mio marito mi ha chiesto se andiamo a vedere una sorta di DJ set alla festa di paese di un famoso DJ sardo. Io ho solo voglia di morire a letto, cosa faccio? Svengo sull'uscio di casa oppure lo accontento e andiamo, poi magari mi diverto pure? Io andrei. Però non c'è una pausa di 20 minuti, mezz'ora sul divano dove tiri sulle gambe, amore. Però quella pausa lì dipende, no. A me mi uccide definitivamente. Anche a me. Però... A te no, Diego, lo so. No, e poi c'è anche l'ipotesi, va lui. C'è sempre sì, fatto. Però lui gliel'ha chiesto, evidentemente c'ha voglia di andare con lei, fare un po' di serata col famoso DJ. Vai, se dormi, te domani è sabato, se non lavori, dormi, te la pigli comoda. Se lavori domani lo maledici. Cioè, e via. Va bene così, dai. Ok, ciao Pinocchi,
ho bisogno di un consiglio importantissimo. Oi. Devo andare alla cena dei papà della scuola dell'infanzia di mio figlio. Ecco. Cena peraltro che parte molto belligerante, direi proprio agguerrita. Ehi papà. E vado in bicicletta o prendo uno dei monopattini elettrici a noleggio, così non ho nemmeno il problema di legare la bici in giro. C'è. Sì. Monopattino e poi torni in taxi. O a piedi con calma. A piedi. Meglio il taxi, va. Ecco. Con un, segnati su un braccialettino l'indirizzo di casa. Sì, perché sì. Brava. Non dire troppe cose in quella cena. No. E allora non va. Vai, però, secondo me la cosa importante è tornare a casa stasera. Cosa dirai? Cosa vi direte? Tanto non lo ricorderai. Quindi va bene così. Ciao Pinocchi, scusate, domanda stupida. Devo partire una settimana. La macchina rimane ferma. Sì. La lasci in riserva o col pieno? Prima deve andare a votazione. Scusami, ma che problema è? Non è che non è una pianta che se non la bagni secca la settimana. Cioè. Allora, no, però dici, quando la riprendo, quando la faccio lo sbattimento adesso. Ma anche 5, puoi mettere anche 10 euro. Non è che per forza. Mi sento male perché, perché poi cioè, questo lo capisco perfettamente che possa essere un suo pensiero da stamattina, no? Però chiederlo a noi, cioè, non abbiamo una macchina in quattro, non c'è una macchina. Però ti assicuro che se lasci la riserva la ritrovi così. Se lasci pieno lo ritrovi così. Uguale. Lasciala col pieno. Il problema è che io, il mio dubbio è, non è che lei ora magari ha il pieno e nell'ottica di volerla lasciare in riserva fa 2 ore di giro in macchina per svuotarla, capito? No, perché non è detto, cioè non è niente mi garantisce che non sia così. Io ti lasciala col piano. Sì. E questa su le mani per il piano? Ok. Tutti, dai. Basta. Dai, andata. Pieno. Sto ciao Pinocchi, a proposito dei matrimoni, io ne ho uno il 21 di giugno. Sì. E si fanno, due miei amici si sposano, fanno una roba un po' particolare. Ecco. Andremo in un posto dove si può fare anche il bagno e così via. Però io non ho costumi a pezzo intero e pensavo che per un matrimonio fosse, diciamo, necessario il pezzo intero. Però cosa faccio? Non lo compro assolutamente per il matrimonio e poi non lo rimetto più. Amore. Perché me non piace. No, ma ciao, va bene anche il bikini. No, ma che meraviglia. Amore, guarda, sì. Bikini. Sì, ma perché, anche perché? Se non hai l'intero, vuol dire, cioè è immediato, hai il telaio, bikini. Sì. Perché se non c'è. Ma poi. Ma poi dove è scritto nel libro dei matrimoni che si va con l'intero? Vai col bikini proprio serena. Bikini non bianco, No. Perché quello è della sposa. Brava. Sì. Vale anche per i costumi? Non lo sapevo. Certo, nel libro è scritto così. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:34, vale. Radio DJ Cosa va? No, volevo dirvi che abbiamo ricevuto un sacco di messaggi relativi alla all'urgenza benzina. Ah, certo, della benzina. Macchina. Cioè, una ragazza che diceva, devo lasciare la macchina perché vado in vacanza, ma non credo per 3 anni. No, una settimana. Quindi diceva, la lascio in riserva o col pieno? Senza avere però mezze misure, cioè 10 euro no. O pieno o riserva. Già che vai. Vabbè. Già che vai. Sì, effettivamente. Però è entrata, è subentrata una questione. Sentiamo i messaggi. Sì, ne sentiamo uno che raccoglie un po' tutti. Non è per niente stupida la domanda del pieno o della riserva. Io avevo lasciato una macchina in riserva e me l'hanno rubata, hanno fatto 2 chilometri e l'ho ritrovata. Brava. Se l'avessi lasciata col pieno non la ritrovavi più. Cavolo. Ma poi nessuno ha detto era, no, ci è sembrata non stupida, perché mai ci sembra stupido. Ma no, ci sembrava folle, ecco, abbiamo avuto questa e invece ma è bello così. Io comunque la lascio col pieno, anche per i ladri. Andate lontano e divertitevi. Io insisto, il meglio per voi, raga. Sì, sempre. Io sei una tacca. Un brindisi alla faccia mia. Andiamo di telefonata. C'è una certa fretta. Mattia? Sì, ciao. 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 Un bel giorno oggi, una bella festa. Guarda, credimi, è meglio che cominciamo così. Sì. Così ce lo leviamo. Così ce lo leviamo al
credimi, non avremmo potuto avere io e te una conversazione serena senza... questo è fatto e questa è la dichiarazione. Veniamo okay. a noi. Faccio sentire il tuo messaggio che racconta un po' okay. la questione. Ciao Pinocchio, domani è il mio anniversario, primo anno di fidanzamento con la mia ragazza. Andiamo a mangiare al ristorante e ho preparato una sorpresa, c'è una foto di me nudo con davanti ai gioielli di famiglia, al pane, una pagnotta gigante. Non so se dargliela io questa foto o fargliela portare dal ristoratore insieme al pane. Ok. Allora, Mattia, la prima domanda però, che ti vorrei fare... No, ce n'è prima un'altra che gli devo fare io. Cosa ti viene in mente, Mattia? No, ma era conoscendo il gruppo qua dentro. Adesso, adesso vi spiego il motivo. Vai, c'è dietro una motivazione. Il fatto è che solitamente quando ci sono queste occasioni andiamo a mangiare magari in qualche ristorante stellato e la parte del servizio del pane è quella che più emoziona la mia ragazza. Quindi ho pensato... Perché amante dei lievitati. E quindi ho detto perché non fare una foto del genere, quindi mi sto domandando se consegnarla io. Ma quindi sarete in un ristorante stellato? Sì. Che questo potrebbe creare qualche la mia domanda è un'altra. Ristorante stellato, questa goriardia. Però come un posto elegante, la foto è incorniciata? No, allora è una foto istantanea, io l'ho chiusa in una bustina con dentro anche una dedica, quindi diciamo... Quindi il ristoratore non sa cosa contenga la busta. No, sa che deve consegnare una busta, diciamo, se è lievitato. Di consegnarlo, sì. Okay. Che tipo di pane hai usato? Dai, Valentino! Ma se per il Dio! È integrale? Baguette, rosetta... No, pagnottona. Una pagnottona tonda. Piove. Pagnottona tonda, Altamura. Ok. Altamura, sì. Io sto male perché tu, Mattia, non vedi no. cioè dalla mia certo. postazione studio tu non vedi la faccia della Vale ciocca di Diego che credimi è un film e anche un francesino andava benissimo. Io vorrei però... che in quella busta ci fosse la tua foto e la foto di loro tre che se vuoi io ora scatto e te la mando e la aggiungi nella busta perché dici guarda sì. no, allora dai, anche il pan pepato andava no, bene no ragazzi la faccio dai faccio la foto fate e gliela mandiamo aspetta fate la faccia della pagnotta. Eccola qua. Adesso allora io chiedo, siccome scusa un istante, perdon per capire, l'istantanea come hai fatto a farla avendo tu in mano la pagnotta? Per curiosità. No, l'ho appoggiata, mi sono fatto autoscatto in casa. Bravo. Poi l'hai fatto bella stampare. Bella idea. Sì. Amici ascoltatori e amiche ascoltatrici. Se tu vai in uno stellato c'è una cura. È un rispetto delle occasioni che per qui cui... non trovo no. come hai ben capito Mattia secondo me se tu chiedi senza specificare il contenuto della busta lo faranno e la sorpresa sarà ancora più grande se ti sembrano troppo rigidi potresti fare così la tieni tu quando a un certo punto c'è un piatto che lei magari lo mangia trovi una scusa per farla alzare glielo metti sotto il piatto che quando lo tolgono trova la busta. Okay. Però vuoi mettere nel cestino del pane la bellezza? Mi metti che però sì certo. Io però non cercare mai più nella tua vita un senso in questo programma perché Mattia credimi. Oppure Mattia a questo punto manda la foto. Esatto. Lo chiedono credimi. Dai, tanti messaggi vorrebbero la foto. L'Italia lo vabbè, vorrebbe. Ti ruberò l'idea. Che pane uso. Mattia, adesso in qualche modo ti faccio arrivare la foto. Mille grazie. Un bacione. Buon anniversario! Ciao! Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:42, Radio DJ. Allora, urgenze, ne abbiamo... Guarda, io non so come siamo arrivati fino a qua. No, vabbè, no. Adesso sto cercando di far arrivare la foto di voi tre. A Mattia. Poi, sì, a Mattia. Ultimi minuti pieni di urgenze, dai. Dai, messaggio. Matrimonio in Bulgaria, sul Mar Nero. Bello. Mio nipote che si sposa sì. Mi vesto da zio rocchettaro o devo comprare roba nuova? Non c'ho voglia perché però. Tu hai solo roba da rocchettaro. Da zio rocchettaro. Piero ciao detto anche Piero Pelù Piero Peluche Piero ha la mia età Piero ha 54 anni siamo okay. coetanei. Tuo nipote si sposa con una ragazza di lì? Sì, con una ragazza bulgara, okay. molto carina tra l'altro. Quando tu dici mi vesto da zio rocchettaro?
Che nel, perché il gioco è questo, ragazzi, seguitemi. Okay. Nel dire mi vesto da zio rocchettaro, lui nel rocchettaro dà un'accezione positiva, cioè mi vesto da, capito, un po' speciale. Beh, cioè, lui è lo zio più figo di tutti gli zii che c'ha suo nipote. Nella seconda parte del messaggio dice: non ho niente da mettermi, non ho voglia. Quindi, quindi in quel rocchettaro, dacci un'idea di un parametro. Quante come brutte magliette hai? Tante. No, no, maglietta no, io pensavo pantalone nero. Sì, di che materiale? No. Cotone nero, tra l'altro l'ho appena ritinto in lavatrice, per cui è proprio nero nero, nero. Ah, li tinge, tu tingi i vestiti. Sì. No, lasciate fare, sì. È un rocchettaro lavatore? Vabbè, no, ma è un jeans. Ma perché ho fatto un fioretto, per cui solo nero adesso. Ok. No, non è un jeans, è un pantalone elegante. Ok. Che ha ritinto. Che ha rovinato, così. Vabbè, io adoro, poi. Poi. Ok, dai. E camicia. Ho una camicia col collettino alla coreana che è aperta, con i tatuaggi in vista, eccetera, eccetera. Così non sei rocchetta. Di che colore? La camicia nera, sì, tutto sì. Nero. Tutto dello nero. Stesso nero dei pantaloni? Sì, sì, li ho tinti insieme, sono uguali. Ok. Ha tinto, ha tinto, ha fatto un fioretto, ha tinto, pende, tovaglie e i jeans. Esatto, è un fioretto che è così. È ok, scarpa... Scarpa saremo in spiaggia, per cui già sul calore c'è da ucciderti, però direi Converse nere. Ok. Una sneaker con la suola nera, la tomaia nera, tutto nero. Ok. Nuove, nuove o vecchie? Se dai, le compro quelle. No, ma non. Allora, Piero. No, se no ce li ho quasi nuove. Ce li ho quasi nuove. Vigile, se sono vecchie, ti dai, dai, scarpe. No, no. Sta facendo dei macelli con quella lavatrice. È allora, vero, hai ragione. Ok, non c'è una giacca, eh? No, giacca, ma poi secondo me ci saranno 40 gradi sul Mar Nero l'8 di giugno, no? Ecco, controlla magari. Sui 40 gradi, tutto vestito di nero, io... Sì, lo so, Pino, però non ce la faccio. Cioè, anche se compro roba nuova sarà tutta nera. Allora, sì. Scusami, magari... Piero, rifacciamo la telefonata. Okay, stammi a sentire, pronto? Adesso io ti dico, aspetta, no, infatti. Tu non hai voglia. No. A noi va bene tutto, quindi ripartiamo con la telefonata. Pronto? Tu ti dici: devo andare in Bulgaria al matrimonio. Bello. Rimetto l'audio? No, ecco, sì. Allora, aspetta. Okay. Partiamo da questo messaggio. Ciao, matrimonio in Bulgaria, sul Mar Nero. Mio nipote che si sposa. Mi vesto da zio rocchettaro o devo comprare roba nuova? Non c'ho voglia però, eh. Beh, dai, Piero rocchettaro, ci sei? Vai. No, assolutamente zio rocchettaro. Sì. No, ma sicuro. Io direi tutto nero. Anche tutto perché nero. Ti posso non dire. Non c'è una camicia coreana nera? Ce l'hai? Anche l'underwear nero, direi. Sì. Bravo, hai delle la coreana nera ce l'hai? Sì. Perfetto. Le sneakers nere ce le hai? Sì, certo. Perfetto. Non dovessi averle, ti consiglio di tingerle in lavatrice. Funziona. Va bene così. Ma, però top. Ho una domanda, un'ultima. Sì. Bigiotteria sì o bigiotteria no? Bigiotteria no. Sì, guarda, no. Ah, io ero sì. No, o la vendita. No, allora, o è tantissima. No, la vale, però, o è tantissima. No. La vale, per cui devo esagerare. E allora vai, mettila. Vai, mettila. Evviva gli sposi. Vai, per i dipendenti. Bravo. Bravo. Ciao Piero! Ciao! Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:49. Guarda, questi ultimi 50 secondi, Vale, li voglio prendere per dire. Uno, il tuo contributo a livello di inglese. Vi ha stupiti. Vi ha stupiti. Surprise! È stata brava. First reaction... Shock. First reaction shock. Però in generale, cioè, sei progredita. Sì. Si vede che lo, cioè, ho notato proprio un miglioramento. No, perché, no, perché cosa? La scioltezza. No, cioè... perché in ufficio noi la sentiamo che lavora con l'app. Che fa. E non senti mai. Però rispetto all'inizio, sì, comunque. Funziona. Ma sai cosa? Mi sento più sicura. È quello, sei sciolta, sì. Cioè, rimango capra, però no, l'idea è che lo sai ma non hai insomma mi sopravvaluti. Ma va bene così, va bene. Ho mandato la vostra foto a Mattia. Oh. Brava. Aveva la pagnotta, non il forno. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi.